Avete già avuto modo di testare, diciamo, l'opinione dei vostri associati sulla nuova ZTL del Comune di Arezzo? Sì, naturalmente sono opinioni preoccupate, perché al di là di tutto l'aumento degli orari, che rende più difficile l'accesso al centro, si colloca in una fase in cui le aziende sono in difficoltà, quindi c'è distrazione dei clienti. Tutto questo non serve, non serve per la situazione di difficoltà, non serve perché non è funzionale a nulla, non serve perché praticamente la ZTL è chiusa quando i negozi sono aperti, sempre, in tutte le circostanze, ci sono difficoltà. Qui ci segnalano gli operatori anche a rifornirsi di merce o a poter consentire a chi dovesse fare degli acquisti a poterli ritirare, insomma, e sappiamo, ce lo dicono anche i cittadini, non sono affatto soddisfatti, non si capisce perché è stata assunta, questa è la nostra opinione. Chiederete dei correttivi o un confronto comunque con l'amministrazione? Le abbiamo già chiesti e non sono stati ascoltati. Noi credo si valuterà con il nostro gruppo dirigente se anche arrivare a manifestazioni di protesta che possano far capire che non è il momento di fare misure di questo genere. Si fanno quando la situazione è più tranquilla dal punto di vista economico, non ci sono ripercussioni. Beh, non sono segnali che oggi vanno incontro al commercio, in particolare ai pubblici esercizi, a tutte le attività del centro storico. Da un commerciante storico di una piazza altrettanto storica come quella di Sant'Agostino, insomma, dalle opere di Castica alla ZTL, vivere, diciamo, questa parte anche un pochino più alta della città è sempre più difficile da un punto di vista ovviamente della fruizione degli esercizi commerciali. Ma io ormai è da tempo che lo dico, che ormai la politica è distante dai cittadini e quindi non ascolta più i cittadini, quindi ognuno fa quello che gli pare, quindi, però di fatto si aspettino pure delle proteste anche energiche, perché qui veramente non se ne può più, perché oltre loro conoscono solo tassazione e fare quello che gli pare, e così non va bene, così non va bene proprio.